Signori, quest'oggi giochiamo a Barn Finders, che è una cosa incredibile. Quanto un gioco di questa portata riesca a infognarti a livelli così spasmodici, che lo vedi da lontano e già hai annusato quella puzzettina lì di cagata, può essere, ma ti infogna perché non lo so perché. E quindi sono ore e ore che vado in giro a ammazzare le galline, eventualmente. Ma in realtà il gioco non è questo, ma è un accumulatore seriale, oppure uno di quei personaggi che va a ramazzare nei luoghi più dispersi possibili immaginabili per ottenere dei beni, diciamo, di variabile valore, per poi rivendere tutto. Ed è una cosa incredibile. Allora, prima di tutto abbiamo lo zietto Marcio, che vi faccio vedere come parla, perché è straordinario. Aspetta un attimino. E tutti parlano così, sono veramente meravigliosi. Ma questo qua è il nostro negozietto. Negozietto l'abbiamo già addobbato a dovere, abbiamo messo tutto un parquet bello deciso, bello luccichevole, con tutti questi oggettini sparsi in giro. Tra l'altro, con varie funzioni, abbiamo la nostra super pistolazza con la quale noi possiamo modificare e incrementare di livello e rendere più bello il nostro negozio attraverso una magica atmosfera straordinario. E quindi abbiamo recuperato, non so, dei vasetti, delle sedie d'epoca, delle piante così, dei mappamondi, insomma, in giro c'è di tutto e di più. E ecco, questa qua la utilizzeremo dopo. E vi faccio vedere qua sul retro, naturalmente qua abbiamo la cleaning station perché recuperiamo degli oggetti un pochino zozzini, quindi bisogna adoperarci con un ottimo, no, della ripulitura. Poi abbiamo lo storage, qua teniamo dell'oggettistica, qua vedete dei pezzi di puzzle, perché all'interno del mondo ci sono dei pezzi un pochino sparsi. E questo è il nostro camioncino della spesa, straordinario. E con i pezzi sparsi possiamo combinarli per creare nell'assembly station dell'ottima oggettistica tipo un computer di queste dimensioni, una trivella, che cavolo è, una motocicletta, no? Ci mancano quattro parti, poi possiamo comporre questa roba straordinaria. A volte perché c'è quello che si chiamano le aste, no? Sapete quel programma americano dove gente compra garage ad occhi chiusi, no? E poi all'interno possono trovare delle menate, possono trovare qualcosa di valore, quindi può essere un'inculata o meno. E qua è la stessa cosa, qua andiamo a fare le aste in giro per cercare di accaparrarci qualche casa disabitata e poi ramazziamo il fondo per trovare qualcosa di utile. Ma andiamo qui, allora qua possiamo con il nottimo Micco, guardate che forme, che rigogliose, sia la versione femminile che la versione maschile. Ora il cash comincia a imperversare sulla regione perché abbiamo tantissime risorse e quindi abbiamo un ottimo upgrade. Questa è la musichetta da Hotline che mi sta pompando nelle casse e dà un fastidio boia. E possiamo quindi migliorare la nostra accetta per cercare di ridurre in polvere delle robine, scavare le robine e via 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 via. Ora, il computerino è importantissimo perché nelle email ci dicono di trovare dell'oggettistica d'eccellenza, tipo il Moses che non so che diavolo sia. Questo oggetto qua che dobbiamo trovare non so dove, Cletus, dov'è qua la re? Micco, vediamo qua. Ah, sarà questa roba qua. Allora, andiamo verso questa location, ok? Spendendo la benzina, attenzione, la benzina è poco promettente, e attraverso l'America lui fa questi viaggetti a velocità da urlo, sbattendosene i coglioni di tutto e di tutti, via così. Ok, e questo qua sarebbe un luogo disabitato, tutto bello scuro. Ok, qua c'è un evento, niente male. Allora, questo è il nostro camioncino della spesa. Possiamo notare subito dei rumori molesti. Vediamo questa gente qua. Bla 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 bla
Allora, qua c'è un'asta da fare. Allora, iniziamo subito secchi.
con un'ottima asta, perché voglio recuperarmi sta roba qua. Allora, subito secchi e decisi. Attenzione, lui 500, 3005, alzo la manina, c'è altri 500. Sentite i suoi rumori, come parla. Mi fa spaccare. Nessuno offre di più? Boh, per la modica cifra di 4500 dollarazzi, la mitica Sergia si è acquisita a questo luogo qua. Allora, adesso non si vede una mazza, quindi subito torcia. Iniziamo subito a smanettare un pochino, perché all'interno, ecco, notare come è possibile ricavare degli oggetti utili e riciclare a livelli spasmodici qualsiasi, tipo la monnezza, queste cose qua. Noi clicchiamo così a sangue e andiamo a recuperare dell'oggettistica, tipo legno, eccetera. Ma questo lo farò in privata sede, naturalmente posso ritornare in questi luoghi. Perché cosa servono i pezzi di legno, le molle e quant'altro? Servono per riparare l'oggettistica, quindi con la nostra repair station possiamo dare nuova vita agli oggetti dimenticati. Ora vediamo se quella signorina all'interno, un pochino preoccupata, ma soprattutto preoccupante nel suo intendimento. Quindi vediamo se... Allora, ho comprato questa casa, no? Ci sarà un ingresso per questa casa di merda? Ma scusa, è tutto chiuso? È una finestra unica sta casa? Allora, apro casa e iniziamo a analizzare. Apriamo i cassetti, perché qua ci può essere qualcosa. Per esempio, qua ci sono queste cose non molto profittevoli, ma... Ok... Poi cerchiamo di buttare la monnezza, perché noi siamo degli ottimi imprenditori, quindi sappiamo dove depositare la monnezza, fare prendere... Qua c'è qualcosa di preoccupante però. E io mi sono acquistato questa roba... Oh, aspetta un attimino, ma non è che ci sono gli zombie, eh? Allora, qua mi prendo questi... ci sono delle galline morte... Ecco, questo qua lo portiamo, lo faccio recuperare dal mio scagnozzo. Ecco, un'ottima, ecco, lo scagnozzo è arrivato lì spolliciando verso l'alto a dire guarda che, ma intanto questa cucina di merda con tutte ste mosche tutto lo schifo. Allora, guardate che da un osso che cosa ho ricavato. Però dalle galline morte non posso ricavare una mazza. Questo qua lo marchiamo, ecco. Lo faccio prendere dal mio scagnozzo. Poi vediamo se ci sono altre stanze, perché eventualmente posso trovare degli oggetti utili in Girulan, eh? Allora, rompiamo questo. Questo lo ricicliamo. Apriamo, ricicliamo vestiti vecchi. Qua c'è un'altra stanza. La racchetta la facciamo prendere, come facciamo prendere anche questa chitarra. E qua dentro... Ok, bisogna anche vedere, perché molto spesso mi perdo degli oggetti o magari ci sono delle porte segrete, guarda qua. Vediamo se troviamo qualcosa nei cassetti. Sì, delle lattine vecchie da riciclare. Guarda, ho distrutto un intero letto con una secchiata, ma c'è... una mega balestra da portare. E con questo ci ricaviamo qualche soldo, eh? Attenzione al minigioco di scassinamento più imbecille della storia. Ok. Meraviglioso. E qua vediamo nel cesso. Perché mi chiudono un cesso così? Magari c'è qualcosa di utile qua dentro. Aspetta, eh. Allora, io vorrei entrare qua dentro. Ok, diciamo che in questa casa per cultisti è stata poco soddisfacente, è stata una leggera inculata. Ma il tizio qua cosa... Ma ci sono degli alligatori incazzati. E questo tizio qua, tranquillo, sta appoggiato. Ma mica è un animale domestico per lui. Mi sa di sì. Mi sa che sono messi così tanto male. Oh, ma qua c'è una strada secondaria.
Ma sì, facciamo fuori questo cesso. Apriamo qui la casetta. Che qua magari c'è dell'altra roba da riciclare. Guarda lì. Guarda quanta grana mi sto facendo solo per il riciclo. Ah, questo potrebbe essere una parte del veicolo che stiamo cercando. Ok, mi prendo questo. A volte trovo anche delle macchine intere da rivendere proprio in blocco. Questo qua lo prendiamo da affliggere alle pareti. Vediamo qua. Questo qua lo prendiamo, che è un ottimo frighetto bar da tenere in considerazione. Ah, ma quello è un coccodrillo con una piattaforma. Cioè, dovrei salire sopra quella piattaforma lì. La vedo un pochino pericolosa la situazione. Veloce così. Siamo sopra questa specie di coso robotico. Adesso per cortesia, salto deciso, bravo. Ok. Da qui non c'è niente. Siamo in un altro isolotto sperduto dove non si vede una mazza. Ma c'è un altro ponticello mobile con un tizio che non si capisce bene la sua intenzione, che sta galleggiando nell'acquetta e addirittura mi parla di stronzate. Boh, un uomo, un perché. Ok, da qui vado all'interno, ma ci sono dei zombie. Ho visto qualcuno muoversi, ma com'è? Ma addirittura i zombie ci hanno piazzato. Ho degli spettri. Roba particolarmente inquietante. Qua possiamo togliere e distruggere sta roba e andiamo a visionare l'interno. Ok. Allora, qua che cosa c'è? C'è roba da riciclare, sì, come al solito. Assolutamente nulla, veramente un buco di culo. Qua c'è della nuova pavimentazione per il localino. Ok, qua andiamo a riciclare un po' di roba. Qua c'è ecco, una sedia che potrebbe essere buona. Qua c'è questo ottimo vassoio insieme a questo pugnale, li prendiamo anche. Questa bambola inquietante è buona per la vendita. Ok, non in questa stanza, ma in questa stanza c'è un altro lucchettino. Lucchettino, buon segno. Eccolo qua. Minigioco straordinario. E vediamo qui all'interno. Allora, qua c'è dell'altra roba da smaterializzare. Bene. Questa non ha più interesse. Però c'è una mega chiave. La mega chiave che non ho idea cosa serva sta chiave. Forse la chiave è di questo scantinato. No, questo è un semplice cesso. Giustamente una cagatina, una pisciatina ci stava nel frattempo, no? Ok. Ah, ma qua ci sono dei fantasmi e il tizio che sta inorgoglito a smanettare armoniosamente con un costume. Oh! È sparito. Ma questo qua? Lo vendiamo questo. Con questo magari è di pelle vera. Ci facciamo un sacco di grana. E ho trovato quello che mi serviva per il lavoro. Quello della commissione. Che frutterà, se non sbaglio, ben 450 dollari. E qua. Questo qua, tra l'altro, lo prendiamo. Prendiamo anche la statua di Washington e via. Di qui. C'è più niente. Non mi dire che devo fare. Ah, ho trovato la barchetta. A sto giro sono più sereno. Ah, guarda, ma se io mi getto. No, l'acqua è talmente acida che mi fa sparire appena cado. Però l'alligatore è sereno. Questi qua sono i poveracci, i miei concorrenti che perdono sempre le aste, perché io ho abbastanza grana da
vincere sempre tutte le aste, ma quello che facciamo adesso è tornarcene bellamente a casa, tanto per gli oggetti rimanenti si può ritornare in qualsiasi momento. Ok, siamo tornati col camioncino che, come notate, è carico di roba. Premiamo il pulsantino e quindi lo schiavetto è pronto a analizzare tutto. Ora vediamo che cosa abbiamo recuperato. Ma soprattutto dobbiamo vedere se ci sono degli oggetti rotti oppure sporchi. E quindi bisogna interagire prima di tutto per risolvere la situazione e quindi incrementare il valore. Ma tutto a posto. Ora, siccome è giorno e non possiamo tenere operativo il negozietto di notte, andremo a farci un'ottima dormita. Quindi andiamo nella nostra cabina, ok? E ci spariamo un riposino. Una dormitina. Lui dorme felice e solazzoso con un cuscino porcoso. E alle 7 di mattina siamo belli pronti e operativi. Oh, il sole splende in questa meravigliosa città e siamo pronti ad analizzare la situa. Quello che facciamo è caricare la roba. Ok, quindi carichiamo alcuna parte dell'oggettistica che io ho recuperato nel corso della storia, riempiendo questi scaffali. Non tutti, perché alcuni sono ancora pieni. E iniziamo il nostro periodo di attività. Quindi, il periodo di attività aprendo il localino. E adesso, già che ci siamo, andiamo a attivare questo. Perché abbiamo preso l'oggetto, lo mandiamo, 475 dollari per noi e abbiamo subito un nuovo lavoro. Dobbiamo recuperare per 700 dollari questa corazza. Questo oggetto inquietante, però comunque sia, lo analizzeremo dopo, perché prima di tutto bisogna accogliere clienti. Siccome non abbiamo alcun dipendente, a meno che non ci sia lo zietto, ma lo zietto è un po' andato a male, quindi non ci aiuterà in questo. Arrivano i clienti e la signorina qua vuole questo, contrattazione, vendi. E guardate con quale entusiasmo recuperano i loro oggetti di fiducia. Questo qua è un cliente ormai affezionato, molto molto inquietante, tutto il colmo di bolle, e ci vendiamo dell'oggettistica così. E in questo modo ci facciamo i soldi, attendiamo un cliente l'altro molto molto lentamente, in realtà molto lentamente, e non possiamo neanche lasciarli andare perché non abbiamo alcun dipendente, quindi dobbiamo rimanere in negozio e accogliere tutti i clienti. Questo qua, attenzione, quello lì era un ladro. Avete notato che era un ladro? Forse no, però lo era. Infatti, cliccandoci sopra, gli ho dato, diciamo, non fisicamente, ma emotivamente, un calcio nei maroni. E quindi lui, con questo spirito di iniziativa, si è inarcuato verso il basso e ha stoppato le sue cose, insomma. Questo qua invece è un agente molto cazzuto, un man in blacchiano, che non fa nient'altro che analizzare la situa. Allora ti do questo volantino. Ecco, con un oggetto del tutto inutile per 185 dollari. Questo qua invece è impassibile. Questo qua non ha dato segni di emozioni, nonostante abbia preso anche un ottimo pezzo. Tra l'altro qua carichiamo perché vogliamo vendere, per esempio, la balestra, vogliamo vendere questa lavatrice. Il ladro, eccolo di nuovo, gli abbiamo subito dato una ramazzulata. Prenditi quella. Sì, tu hai il tuo entusiasmo. 275 dollari, mi ha pagato anche addirittura 25 dollari in più del prezzo prestabilito. Il che è straordinario, ma direi che per oggi abbiamo dato. Quindi chiudiamo, chiudiamo, poi il resto lo vedremo in seguito. Però adesso possiamo di nuovo partire all'azione. Quindi ormai disabitato da anni, e noi possiamo approfittarne subito per cercare di recuperare qualche oggettino. Ma qua c'è lo zietto. Minchia, ma hai fatto da far schifo. Ma guarda, non sta neanche in piedi, ma per cortesia.
Io cercavo di ottenere qualche collaboratore, ma vedo che c'è gente scoppiata ovunque. Allora, entriamo qua dentro. Luce e un pochino di ascia. Naturalmente qua c'è dell'oggettistica. Ok, qua non c'è niente di interessante. Sembra una... Ho sentito un rumore strano. Aspetta un attimino. Prima di andare piani... Che tra l'altro... No, prima di andare a piani alti visioniamo questa che sembra a tutti gli effetti una chiesa. Noi possiamo smontare le casse e le panche di legno in questo modo, straordinario. Vediamo se troviamo qualcosa, dai. Allora, qua dietro a questo ottimo green screen, con delle spore e della gente che compare all'improvviso, distruggiamo quell'ostacolo con una forza e con un'audacia allucinante. Qua ci sono dei giornali, delle cartastracce, eccetera. Non c'è, però. Magari c'è qualcosa dietro a questo green screen. Che diavolo facevano questi tizi marci? Ah, questo oggetto lo prendo, però, che mi sembra un ottimo calice. Però un green screen piazzato lì a stima. Ma sì, sono degli studios, quindi hanno fatto un ottimo set, per qualcosa di non ben comprensibile. Passiamo ai piani alti. I piani alti sono sempre... Ah, la Madonna di Dio, che cazzo è? Allora, di qua invece, questi oggetti a cazzo li buttiamo giù così e recuperiamo queste molle, questi legni, eccetera. E questo qua è importantissimo perché ogni tanto troviamo queste fiaschette di moonshine che hanno una gradazione del 96,12%. Quindi lui quando se lo cala così, buttandoselo letteralmente in faccia, comincia a vedere il Cristo e la Madonna. Guarda, tipo che roba, straordinario. E qua possiamo ben comprendere il tipo di attività che si svolgevano in questi luoghi con queste specie di alieni cornuti che attraverso delle ripercussioni anali emettevano delle sonorità d'eccellenza. È quello che è accaduto da queste parti, credo. Ok? Allora, di qua invece non c'è più nulla, a meno che non ci sia un'apertura lì, ma niente. Però è impossibile che ci sia solo questo. Voglio vedere anche qualcos'altro. Sempre sti cosi qua. Allora, il braccio qua un pochino più... Perché mi selezioni l'oggetto che non ti ho detto? Questo mi devi selezionare, il braccino. Ok, si è aperto qualcosa. C'è una cassa dentro. Con all'interno una cassa. Con all'interno un'altra cassa. È un'altra cassa. È una chiave. Oh, aspetta. La chiave. La chiave del direttore. Quindi con quella andiamo ad aprire. Il luogo mistico. Dov'è? Di qui? Aspetta, che mi sono già perso qua. Mi apri? Hola! La Madonna, cos'era? Ok. Siamo all'interno di uno straordinario set e ci saranno degli altri oggetti del mistero. Ma qua andiamo a riciclare sta roba. Ah, prendiamo il braccino. Aspetta, eh. Al braccino è un oggetto che si prendeva, ok. Guardate i piatti come galleggiano nell'aria. Qua, naturalmente, questi tavoli si possono distruggere per prendere delle ottime molle, che fanno sempre una sporchissima figura. Poi ci sono un sacco di statue con un sacco di pose. E noi dobbiamo di nuovo fare quel ciocco lì, modificare. Ok, per aprire eventualmente questo ottimo sarcofago. Ora bisogna capire queste statue, come metterle. Un braccio e una testa. Che a questo punto diciamo che me le cercherò in privata sede. Perché il gioco è questo. Il gioco è vai, esplora, cerca di acchiappare più oggetti possibili, rivendili, fai grana, ritorni in un altro posto. Boh, però in un clima particolarmente esilarante, che è questo, gente scoppiata, gente, situazioni surreali. E
E quindi ti stimola un pochino l'appetito, dai. Quindi ci vediamo per un altro gioco. Saluti.